Buongiorno amici, seconda puntata della serie di mini video dedicati al mio nuovo libro Le basi del catfishing, scaricabile gratuitamente dal sito www.sergiotomasella.it. Nel primo video spiego di cosa si tratta, come nasce il progetto. Oggi iniziamo a entrare nei capitoli, vi faccio capire di cosa parla, con delle piccole note anche tecniche, così questi video diventano a loro volta didattici, con lo scopo di divulgare la magica passione per il catfishing in quanti più pescatori possibile. La tecnica del catfishing, come la intendiamo noi, nasce fra gli anni 70 e gli anni 80 in Inghilterra, quando si incontrano due strategie, una legata allo sviluppo di esche particolari chiamate boilies, che nascono quindi negli anni 70, e poi che incontrano verso gli anni 80 una radicale modificazione del modo di presentare l'esca stessa, con la nascita del terminale specifico per la cattura delle grosse carpe, che si chiamerà iRig. Quindi boilies inventate da Fred Wilton, iRig inventato da Lenny Middleton. La boilies prima dell'iRig, sì, questo è da dire. Tutti pensano il contrario, ma in realtà nasce prima l'esca e poi il modo migliore per presentarla. E nel libro vi spiego anche il perché. Di cosa si tratta? Carp fishing, pesca alla carpa. Quindi è una tecnica che serve per pescare le carpe, è la migliore in assoluto, è una tecnica che serve a pescare le carpe, ma non è la migliore in assoluto, perché se parliamo di pescare le carpe in un senso ampio del termine, quindi cercare di catturare delle carpe, il feeder con le pastelle, col bigatto, con le microboili oppure altre tecniche specialist possono essere notevolmente superiori del catfish. E allora di cosa stiamo parlando? Spiegaci come fare bene il feeder, no? Se vogliamo pescare le carpe. Sì, il problema è che già negli anni 70 questa tecnica nasce, poi si affina per catturare le carpe grosse. Grosse. Quanto grosse? Grosse il più possibile. E cosa significa il più possibile? Significa che se io pesco in un laghetto dove ci sono 100 carpe fra 1 e 15 kg, il catfishing mira a catturare quella da 15 kg. Oppure, per restare nell'ambito della tua nascita in Inghilterra, mira a catturare l'esemplare sopra i 10 kg. La double figure. Quindi quel pesce che tecnicamente passa alle 20 libbre. Ok? Ecco quindi che inquadriamo già questa pesca come una pesca specialistica fra le pesche a fondo. Si pesca quindi poggiati sul fondo con un'esca più o meno attrattiva sotto vari punti di vista, ma questo lo vedremo più avanti, cercando di selezionare la taglia del pesce puntando agli esemplari più grossi. E come si fa? La boilie, che è tradotto letteralmente in bollita, esca bollita, altro non è che una pastella resa più resistente all'attacco del pesce di sturbo, che all'epoca in Inghilterra erano esclusivamente i ciprini di minori, e prevalentemente scardole, pighi e cose di questo genere qua. Quindi, siccome una pastella morbida era consumata sull'amo in qualche ora, impastando la stessa pastella o variazioni sul tema della pastella con l'uovo e facendo bollire per 60 secondi le palline realizzate a mano, queste diventavano più compatte, facevano la crosticina e duravano molto più tempo sull'amo. Quindi l'opzione tempo è la prima che mi permetto di segnalarvi. Perché? Perché più tempo un'esca resta sul fondo e più è facile
che venga intercettata dal pesce d'Italia grossa, perché le dinamiche di alimentazione, quando si apporta alimento in maniera artificiale, sono queste: io butto l'alimento, la pastura, quello che è, e accorrono a frotte i pesciolini. I pesciolini iniziano a banchettare. Più banchettano e più, colti dalla gioia e dalla frenesia di questa pappa buona e gratuita, liberano nell'acqua sostanze che sono di origine chimica, in particolar modo deiezioni, cioè mangiano, risputano o mangiano ed evacuano la pastura, aumentandola ogni volta di segnali chimici specifici che per gli altri pesci rappresentano proprio presenza abbondante di cibo, oppure segnali chimici di natura ormonale, feromoni, che sono le sostanze con cui i pesci che non sono dotati del senso della parola e non possono emettere particolari suoni sott'acqua, quindi è questa forma di comunicazione chimica con cui esemplari di branco comunicano fra loro la presenza di cibo. E qui nasce subito un bell'input scientifico: ma questi segnali di comunicazione emessi da la scardola, il carassio, la brem, sono compatibili con la lingua parlata dalle carpe? Certamente sì. La famiglia dei ciprinidi comunica con sostanze che sono comprensibili a tutti i ciprinidi. È un po' come dire che hanno una lingua chimica comune alla loro specie di appartenenza e famiglia di appartenenza. I feromoni di altri pesci non ciprinidi sono compatibili con i ciprinidi? No. Quindi il banchetto dei piccoli ciprinidi è il preludio al banchetto dei grossi ciprinidi. Ma questi grossi ciprinidi sono in genere diventati grossi perché sono molto attenti a ciò che fanno, non si sono fatti fregare per molti anni, e quindi intervengono al banchetto solo quando ritengono che il banchetto sia sicuro. Ecco come il permanere sul fondo della pastura o delle esche per tempi sufficienti è la prima opzione alla cattura del grosso pesce. La seconda opzione è il terminale utilizzato, che vedremo nel prossimo video in maniera più specifica, è l'air rig. Terminale, per ora vi accenno solo questo, che permette ai piccoli pesci di intervenire sull'esca innescata senza restare facilmente allamati. Quindi se io ho un chicchetto di mais finto, quindi resistentissimo, infilato su un amo del lotto, è molto facile che, pur essendo resistente l'esca, quindi potrebbe permanere sul fondo anche per molte ore, il carassio o la scardola di turno rimangano impigliati e di conseguenza mi obblighino a recuperare la mia insidia. Ok? Per il resto sulla tecnica non c'è molto altro da dire. È affidata ad attrezzi specifici di cui parleremo in qualche altro episodio più avanti, e sostanzialmente si tratta di una pesca a fondo dove gli attrezzi sono dimensionati alla mole ipotetica dei pesci che insidiamo e dove tutto il contorno è fatto per gestire un'attesa che è minimo di qualche ora. Non è come nello spinning, che posso andare a far mezz'ora di lanci. Nella pesca a car fishing la battuta inizia dalle 2, 3, 4 ore di attesa per dare appunto il tempo alle grosse carpe di intervenire al banchetto, quando non si protrae anche per tempi più lunghi, tipo un giorno, una notte, due giorni, ecc. Ma anche di questo parleremo nei prossimi video.